È una storia di coraggio e solidarietà, quella raccontata nel Capitan Giacomo trova il tesoro. Un libro frutto di un percorso di guarigione difficile, quello di un bambino malato di leucemia che solo indossando i costumi di Capitan Uncino inizia la sua battaglia, accompagnato dall'amore di sua madre. Il libro è inserito nel progetto di raccolta fondi Insieme per il Meyer, giunta alla terza edizione, per il reparto di oncoematologia dell'ospedale e vuole essere un simbolo di speranza perché la malattia può essere sconfitta. Il progetto inizia dalla mia volontà di aiutare l'oncoematologia pediatrica Meyer perché mio figlio Edoardo ha avuto la leucemia. Quindi da subito è partita una raccolta fondi con le aziende che era della mia La mia azienda, l'azienda di mio marito, e poi insieme a altri amici abbiamo pensato di poter creare delle iniziative anche nel Val d'Arno, Aretino e Fiorentino, per poter raccogliere fondi, quindi far conoscere l'ospedale Meyer, che è un'eccellenza a livello regionale e internazionale, e quindi aiutare i medici, tutto il personale sanitario che veramente ogni giorno si occupano di questi bambini, delle loro famiglie e gli aiutano a superare dei momenti di vita veramente drammatici. Noi siamo stati lì, quindi sappiamo quello che è importante fare, quindi aiutare sempre. A raccontare la storia di Giacomo è stata Valentina Trambusti. Le illustrazioni sono state affidate al pittore Armando Fontana. La fiaba per bambini è stata poi tradotta in 8 lingue. Ma Valentina Trambusti è stata molto brava nello scrivere questo libro per i bambini. Capitan Giacomo e le sue avventure, la sua diffusione, ne abbiamo parlato in Consiglio regionale perché abbiamo presentato questo libro per pensare a quei bambini che al Meyer trovano la sponda di un intervento sanitario che li possa guarire da tumori che purtroppo sempre maggiormente colpiscono i più piccoli. Naturalmente in Valentina Trambusti, nella consigliera regionale Valentina Vadi, che stando su quel territorio, San Giovanni Val d'Arno, ne ha seguito anche diciamo, la promozione e la valorizzazione del libro, c'è un intento benefico importantissimo, perché si possa essere vicino ai più deboli, a coloro che vivono il disagio e la sofferenza di dover lottare contro un tumore fin dalla più tenera età. E questo è un impegno che attraverso questo libro sta portando risorse e conseguentemente sta portando qualcosa di concreto che nasce dal basso da parte di una donna che ha vissuto sulla tua pelle cosa significa e uscendone positivamente attraverso il libro dà un suo contributo a affrontare questo problema.